Secondo. Ettore. Bravo Ettore. Bravo Ettore. Jonut. Dove stai Jonut? Vai sul podio. La cosa più bella, la maglietta. Questo dovremmo indossare. Ma tengo questo, tengo. Oh. Magari ci sta, Nudo. Nudo. Bravo, Adi. Sorridi, bacio. Fa un attimo. Fa un attimo. Qui. Sì, vabbè, ormai lo è. Ok, io devi stare a letto. Vengo anch'io, passo dopo. Sì, sì, sì. Si è conclusa questa competizione, questo campionato italiano, la Coppa Italia Fisheries. E qui con noi abbiamo il vincitore, il campione italiano di questa specialità, Baciu Jonut, un agonista che arriva dal Piemonte, specializzato in questa tecnica, ha vinto tutte le selettivi, la semifinale ed è arrivato qui insieme ad altri componenti della sua società, compreso la moglie Alina, ed è riuscito a vincere questo bellissimo campionato, che lo consegna direttamente allo stage, quindi per la nazionale. Una bella soddisfazione, Giovanni. Assolutamente sì, oggi è stata veramente una soddisfazione grande per me, per la società e per tutti gli amici che ci siamo dati una mano a capire la pesca in questo lago, perché non è un lago facilissimo. E posso dire che è stata un'esperienza fantastica, mi sono trovato molto bene. Il lago ha reagito molto bene, non ha creato nessun, non ci sono stati nessuno che ha avuto qualcosa da dire sul lago, perciò secondo me è una cosa molto 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 buona. Complimenti alla FIPSAS per l'organizzazione. Da quanti anni pratichi questa specialità? Sono 4 anni, dal 2016, 2018, 4 anni, scusami. Sono 4 anni che pratichiamo la pesca nei laghi commerciali. Siamo un bel team dove peschiamo tutti nei laghi commerciali e direi che abbiamo sviluppato bene la pesca nel lago e siamo molto contenti di questo. Bene, una bella soddisfazione, perché nella finale c'era anche sua moglie, Baciu Alina, che gli ha dato filo da torcere, perché oggi addirittura il sorteggio ha voluto casualmente che gli capitasse a spalla. C'è stata competizione tra di voi in questa finale? Assolutamente sì, mi sono raccomandato all'inizio gara di pescare e di non agevolare nessuno, perché vincere una gara è vincerla con i propri... Sportivamente. È molto difficile abbatterla, anche se mia moglie si impegna tanto e gli piace pescare, uguale gli altri ragazzi del team. Bene, ti ringrazio, complimenti ancora. Grazie, e tante belle cose anche per il proseguio della tua attività sportiva. Senz'altro, grazie mille. Ciao a tutti e statemi bene.